Diana, sei così per colpa mia? No. Non devi pensarlo. Allora devi dirmi perché. Vedrò Madero e tutti quelli che gli stanno intorno. Non me lo vuoi dire. Gente che è stata a scuola. Avvocati, uomini istruiti. Non lo vuoi dire. Il cavallo e il fucile non mi serviranno. Io non so leggere. Emiliano, sei così per colpa mia? No. Non pensarlo neanche. Allora deve dirmi perché. Vedrò Madero e tutti quelli che gli stanno intorno. Non me lo vuoi dire. Gente che è stata a scuola. Avvocati, uomini istruiti. Non lo vuoi dire. Il cavallo e il fucile non mi serviranno. Io non so leggere. Speravo che non me lo chiedessi ancora. Ma se insisti, permettimi di dirti che sei un ranciero senza terra. Un nobile senza nobiltà. Un uomo di mezzi senza mezzi. Un violento, un beone, un ribelle. Ecco che cosa sei. A parte questo, personalmente non ho niente contro di te. E capisco come in altro certo tu possa essere considerato desiderabile. La mia figlia no. Non ho nessuna intenzione di trovarla un giorno accosciata sulla nuda terra ad impastar tortillas come una volgare indiana. Speravo che non me lo chiedessi di nuovo. Ma se insisti, permettimi di dirti che sei un ranciero senza terra. Un nobile senza nobiltà. Un uomo di mezzi senza mezzi. Un violento, un beone, un ribelle. Ecco che cosa sei. A parte questo, personalmente non ho niente contro di te. E capisco come in altro ceto tu possa essere considerato desiderabile. Da mia figlia no. Non ho nessuna intenzione di trovarla un giorno inginocchiata sulla nuda terra ad impastare tortillas come una volgare indiana.